Partiamo con il primo esercizio per le braccia. Prendi due manubri, palmi verso l'alto, apro fuori e poi apro di lato. Partiamo, ginocchia semiflesse, apro fuori e apro di lato. Palmi verso l'alto, apro fuori, gomiti stretti al busto, palmi che si guardano e sollevo, lavoro e aprendo verso l'esterno, i palmi si guardano, sollevo i gomiti. Incastra bene le scapole verso il pavimento, allunga bene i lati del collo verso l'alto. Cerca di lavorare per tutto il tempo, palmi verso l'alto, apro lateralmente, palmi che si guardano, apro di lato, giù bene le spalle, gomiti che arrivano sulla linea delle spalle. Lento, controllato, stiamo lavorando sulla parte alta del nostro corpo per questo circuito. Attivo forte l'addome. Ok, per il prossimo esercizio la gamba destra dietro, il gomito sinistro sul ginocchio destro, la coscia destra, passo il gomito vicino al busto, gomito verso l'alto e poi stendo il braccio e parto. Addome forte, attivo, lento il movimento e controllato. Tiro forte il gomito dietro e in alto, le spalle lontanissime dalle orecchie, estendo bene il braccio dietro, sento che lavora il mio tricipite. Attivo forte l'addome, cerca di non perdere l'allineamento del tuo busto. Cerca di non oscillare in questo modo, ma fatto lento e controllato. Ok, e stop, riposo, cambio braccio e cambio gamba, gamba destra avanti, gomito destro sulla coscia destra, prendo il pesetto con la mano sinistra e di nuovo tiro gomito verso l'alto, passo vicino al busto e stendo il braccio dietro. Se ti riesce lo sguardo avanti, la schiena ben allineata, respira e il movimento rimane lento e controllato. Fuori l'aria quando stendo. Dietro, dentro l'aria quando tiro. Apro bene le spalle, allungo bene i lati del collo, attivo forte l'addome. E stop, pausa. Il prossimo esercizio andiamo a portarci con le gambe divaricate sul lato lungo del tappetino. Parto in posizione di guardia, faccio un piccolo squat, stendo le gambe e do un pugno a destra, scendo, do un pugno a sinistra, scendo tutte le volte che tiro un pugno, butto fuori l'aria. Cercate di tenere forte e attivo il vostro addome. Cercate quando salgo di ruotare sulla punta del tuo piede, attivare forte l'addome e tirare bene il tuo pugno. Immagina di avere un pungible e tutte le volte vuoi allontanarlo da te, ma torna indietro, quindi fuori l'aria e spingo. Prova ad aumentare la velocità, se hai capito il movimento. E stop. Prossimo esercizio, carli inversi, palmi verso il basso, sempre posizione attiva, ginocchia flesse, addome attivo, palmi giù e porteremo il dorso delle mani verso le spalle, lento e controllato. Giù bene le spalle, aggancia bene le scapole. Siamo a metà, dai forza, forti i piedi a terra, distendi bene la colonna. Resisti fino alla fine, non mi mollare, lo so che ci stai provando, rimani con me. E stop. Ok. Ti parti in posizione di plank,
Appoggio le ginocchia a terra, talloni vicino ai glutei, se vuoi cavalli le caviglie, scendi, piegamento, sali in plank, stendo braccio destro, stendo braccio sinistro e di nuovo ginocchia a terra, scendo, stendo le braccia, salgo, stacco mano destra, stacco mano sinistra, di nuovo push up, stendo gambe plank, stacco una mano, stacco l'altra, se riesci con le gambe tese, stendo, stendo, scendo, push up, stendo braccio, stendo braccio. Resta con me. Dai, dai, dai. Manca poco. 2, 1 e bravissima. Prendi di nuovo i tuoi pesetti, ti porti in questa posizione. Ti porti qua, palmi si guardano. Sollevo gomito sopra la testa, stendo le braccia e torno indietro. Via, forza con me, sui gomiti. Oltre la testa, cerca di non spanciare, ti va bene l'addome. Stendi le braccia, piego i gomiti e torno. Di nuovo, su, stendo braccia, piego e torno. E torno, controllato tutto il movimento, controllato, attiva forte l'addome, non portare le coste fluttuanti avanti. Siamo a metà, forza. Stendo, torno e riporto i gomiti vicino al busto. Sollevo i gomiti verso l'alto, stendo le braccia, dai che manca poco, e torno. Ancora, su, stendo braccia, torno a flettere e torno. Stop, ultimo esercizio. Tirate al mento, sempre ginocchia morbide, addome attivo, su i gomiti verso l'alto, pesetti che arrivano di fronte alle vostre clavicole. E stendo, su. Se non hai dei pesetti puoi usare delle bottigliette oppure usare un elastico sotto i piedi in questo caso. Resisti, non mi mollare, lo so che brucia tutto, aggancia bene le scapole sotto, forza forza, trova forte il tuo addome, ombelico attaccato alla colonna, forti i piedi a terra, dai dai dai, solleva questi gomiti verso l'alto, giù le spalle, non sollevare le spalle, solleva i gomiti e porta i pesetti vicino alla tua faccia e rilasso. Ultimo esercizio, da qui. Braccia sulla linea delle spalle, palmi verso il basso, faccio dei cerchi per finire il nostro giro. Forza! Apro, apro, disegno dei cerchi giganti. Disegno, 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 non mi mollare, lo so che inizia a bruciare tutto il tuo deltoide. Forza, forza, cerca di sempre di non spangiare, tieni l'addome stretto, gira, gira verso dietro, cerchi dietro, cerchi dietro. Apri bene le tue mani. Palmi verso l'alto, cambia giro, avanti, forza, 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 dai che non manca molto. Mi allungo bene verso l'alto, forti i piedi, attiva forte l'addome, cerca di non muoverti, attiva, rimani fermo, dai 10. Respira, forte, prova a farli più forti che puoi, più piccoli che puoi, e stop.